siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo a Radio Bruno, è un piacere avere Nek, Filippo ciao. Neviani, ciao! Ciao, allora, qua giochiamo in casa qui, eh? Casissimo! Sì. Allora, 18 anni ci sono voluti per ritornare su questo palco, ma c'è una bellissima canzone, un album che poi uscirà il 10 di marzo. Sì. Ti ha corteggiato molto però Carlo Conti, o poco? Ah, guarda, in realtà è stato un insieme di congiunzioni, di congiunzioni astrali. Perché io il disco l'avevo terminato nell'agosto dell'anno scorso e lui poco dopo mi ha chiamato e mi ha chiesto ti farebbe piacere venire al Festival di Sanremo. E insomma, io Carlo lo stimo moltissimo, insomma ho fatto due conti, avevo già tutto pronto. Insomma, ho detto vabbè, Sanremo è sempre un grande punto di riferimento per chi ha qualcosa da dire. Credo di aver qualcosa da dire, quindi ho detto vabbè, vai, mi rimetto in gioco e vado. È il tuo terzo Sanremo, l'emozione com'è? Sempre diversa? Sì, assolutamente, molto più forte oggi che 18 anni fa. Cioè la vivo molto di più con consapevolezza. Riesco a stare più a mio agio su questo palco e me lo godo tutto più oggi rispetto a 18 anni fa. Era tutto più frenetico prima. Fatti avanti amore, tanti fan hanno chiesto, è dedicato alla tua famiglia, a chi in particolare? No, non è dedicato alla mia famiglia, ho letto in diversi social che dicevano che era dedicata a mia moglie. No, si parla d'amore in senso generico, cioè noi siamo strutturati biologicamente, secondo me, siamo stati creati oltre che spiritualmente per amare. Questo è quello che io credo dell'essere umano. Poi abbiamo deragliato e continuiamo a deragliare perché forse ancora non ce ne siamo accorti, ma la nostra natura è per l'amore e dell'amore. Quindi sono partito da questo concetto per scrivere questa canzone. Parliamo della serata delle cover, Se telefonando, che canzone, sì, bellissima. Sì, devo dire, ho scoperto un pezzo veramente storico nella storia, sempre moderno. Io non ho fatto altro che dargli una spolverata più attuale. In realtà è già strutturato in modo straordinario perché è come se fosse un ritornello unico che ti gira in testa per 3 minuti. Quindi qualche cosa che hai fatto in un Sanremo che ripeterai, qualche cosa che invece non rifarai, non so, goderti appieno l'avventura, concentrarti di più, non so. In realtà godermi appieno l'avventura predispone anche la concentrazione, perché comunque per godere di certi istanti bisogna anche essere a fuoco, quindi sarò l'uno e l'altro, però voglio assolutamente divertirmi, questa è la cosa che mi sono prefissato di fare. Grazie mille di essere stato con noi, un saluto a tutti gli amici di Radio certo, Bruno. Io so che mi sostenete, quindi continuate così, vi abbraccio forte e vi porto con me sul palco.